Adesso diamo la parola a Giuseppe Tiano, che è uno dei compagni denunciati per le vicende Notav e che parla anche con una pelle, una lettera di tutte, indirizzata a tutti coloro che in questo momento subiscono gli interventi repressivi e gli arresti per le lotte che stiamo facendo. Grazie Giuseppe. Allora, compagni e compagne, sono felice di vedere questa piazza piena per dire no a Monti, no al debito, e praticamente ho un impegno che ho preso con i compagni calabresi. Io faccio parte del cantiere per l'alternativa e per l'opposizione sociale dal basso, e anche io ho ricevuto, come diceva il compagno Giorgio Cremaschi, la visita della Digos il 26, e mi sono preso un impegno oggi, perché dobbiamo dare voce a coloro i quali ci stanno dicendo oggi: state con noi e dateci la voce. Questo comunicato è frutto del dibattito fra tutti i 12 detenuti della sezione isolamento. È il risultato di un percorso fatto di tanti piccoli passi. C'è da superare un certo modo di essere autocastrante, che si racchiude in alcuni modi di dire: saper fare la galera, che può anche essere salutare se si riferisce alla capacità fisica e mentale per affrontarla, ma diventa estremamente negativa se è intesa nel farti la galera, come accettazione e passività, figlia di una disaffezione ai comportamenti collettivi e alla possibilità di conquistarsi le proprie istanze e i bisogni. Perfino il semplice gesto di apporre una piccola firma ad un appello non era cosa così scontata, perché qui tutto ruota intorno alla individualizzazione della pena, ad un misto di benefici, punizione e burocrazia. A questo si aggiunge la difficoltà di un rapporto fra etnie diverse. Le visite dei consiglieri regionali, Eleonora Artesio e Farviso Bione, che ringrazio, sono servite per far capire che ci può essere attenzione fuori. Servono soprattutto per portare alla luce le contraddizioni esistenti. Ultima nota: perquisizioni numero 2 in una settimana, la prima martedì 28 febbraio e la seconda venerdì 2 marzo. Questo è quello che ci dice, con un abbraccio, Giorgio Rossetto, facendo gli auguri di una rapida guarigione a Luca Abba. Bravo! Siamo i detenuti della sezione isolamento del carcere di Saluzzo e vorremmo portarvi a conoscenza della situazione in cui siamo costretti a vivere. Siamo tutti imputati in attesa di giudizio, quindi solamente indagati, e nonostante questo siamo rinchiusi in una sezione di isolamento. La direzione del carcere sostiene che noi, siamo 12 detenuti, non siamo in regime di isolamento, dal momento che in cella siamo in 2, alcune volte anche 3. La stessa direzione si dimentica tuttavia di dire che questa situazione è dovuta solo al sovraffollamento. Ogni cella dispone di un proprio cortile per la permanenza all'aria. Ci sono 6 celle per 6 cortili. Chi scende all'aria viene segnato sul registro, ora di uscita e di rientro. Strano paradosso, facciamo socialità dalle 17 alle 19, stando insieme in un piccolo corridoio, ma all'aria no. Le gabbie degli animali hanno almeno le reti e le sbarre, mentre qui c'è solo un alto muro di cemento. Uno di noi ha visto decine di aree in giro per l'Italia, ma mai nessuna così. La direzione si giustifica dicendo che questa è una cassa di reclusione penale, non una cassa circondariale. Eppure alcuni di noi indagati stanno qui anche un anno, in carcerazione preventiva in attesa di processo. Non ci lamentiamo per le nostre questioni personali, ma riteniamo che stiano violando i diritti e la dignità di noi detenuti. Ci chiediamo chi sia e cosa faccia il garante dei detenuti. Concludendo, consegneremo questa lettera ai nostri avvocati, con cui intendiamo fare un'esposta alla procura, e invitiamo le forze politiche e sociali a denunciare questa insostenibile situazione. I 12 detenuti: no ponte, no TAV, no debito, no ponti.